Ciao a tutti, io sono Simone, qui con me in Discord c'è Simona e questo è Kerbal Space Program. Ok, l'obiettivo di questa missione sarà fare punti scienza, come sempre, e se riusciamo ad arrivare su Minimus. Quindi ho modificato un po' il razzo che abbiamo usato l'ultima volta, direi di salvarlo e di lanciarlo subito per fare un po' di test. Ok ragazzi, come potete vedere ho quasi finito il carburante e sono ben lontani dall'entrare nella metà con il bus. Quindi vediamo se riusciamo a fare a qualche punto la ricerca e ritornare su Kerbin, se mi basta quel poco di carburante che ho, altrimenti trasmetterò i dati e proveremo a fare un razzo con più delta D. Il carburante non è sufficiente per entrare nell'atmosfera, per atterrare sul pianeta, ma entriamo nell'atmosfera, quindi dopo un po' di giri, in automatico la velocità rallenterà e poi ci prenderemo sul pianeta. Ok ragazzi, l'altro razzo è in orbita, non so se avete visto Simona che manda avanti a 600 per ora, in orbita pseudo stabile intorno a Kerbin, non riusciamo a farlo precipitare. Quindi vabbè, chi se ne, intanto facciamo un razzo che sia un po' più decente di quello. Spero di andare sulla Luna, perché su Minimus mi sa che è ancora troppo presto, devo sbloccare prima degli altri pezzi. Lanciami i componenti! Zingan! Fotonici, mi sta guardando malissimo. Già, Zingan, guardami malissimo. Bazingan, Bazingan, Bazingan. Ok, sta roba qua dovrebbe fare qualcosa per me. Direi, però le antenne le possiamo ancora lasciare se riusciamo ad arrivare su Minimus. Salviamo. Anche noi li dopo. Due. E lo lanciamo. E pronti con l'accelerazione di Simona.
ragazzi, con qualche piccola correzione di rotta siamo riusciti a metterci in un'orbita che ci permetterà delle vicinanze di Magno, no? E in un'orbita in seguito di rientro per il pianeta Caron, si spera, raggiungendo un po' la. Quindi nel prossimo episodio vedremo il viaggio verso la Luna e il viaggio di ritorno su Caron, vedremo anche quanti punti scienze faremo e cosa sblocchiamo. Alla prossima!